涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in questo video patch di mercoledì. C'è il Darione con me. Ciao ragazzi. E poi finalmente riabbiamo il palla. Ciao. Da casa applaudite ovviamente, eh? Bene, minimo. Allora, ovviamente palla non poteva mancare nel giorno della patch più non voglio dire pallosa, ma nel senso più innovativa, ecco. È innovativa in realtà, perché ci sono le iscrizioni nei cosmi, e quello ovviamente ne parleremo un po' adesso, e poi parla da solo, perché non ci ho capito un cazzo, farà un video apposito per le iscrizioni, quando ci capiremo qualcosa. Yeah. Allora, partiamo dall'inizio, Temed Summon Sasha. Allora, mi duole dirlo ovviamente, ma skip, cioè chiunque, anche chi non l'ha presa la prima volta e si è innamorato, fanculo, Oneros è troppo vicino, troppo vicino. Ah, login per prendere le iscrizioni. Allora, in game questo viene rappresentato in questa finestra. Eccola qui. Se carica, a posto, io l'ho già recuperata. Questi sono i Cosmo Star Core, che sono quelli che servono per mettere le iscrizioni, da quello che ho capito. E ne abbiamo un po' di login, fino a 7 giorni. E poi se non shoppate non li vedrete mai. È quello che vorrei capire anch'io, perché c'è... Ok, carino, bisogna vedere come funziona, quanti tra i servono, tutto quanto. Però sono colpito che l'abbiano messo qui. Cioè, di solito è shoppate e poi forse ve ne diamo uno. Invece stavolta è un po' al contrario. Ah, no, te li fanno assaggiare e poi quando sei dipendente non ti danno più. Ti chiedo. Dare sicuro che non si chiami metadone quello. È arrivata Yuzuriya nuova, ragazzi. E questa è una buona notizia, anche perché l'evento è free. Cioè, io sono incredulo da questo. Siamo passati da Sensei Awakening a Sensei Breaking Bad. Un attimo. Beh, effettivamente. Eccola qui, Crazy Yuzuriya, ce l'abbiamo. Adesso il suo evento è un po' particolare, perché si trova qui. Il Train Dream, eccola qui. Dovete fare l'avventura. Fatta l'avventura, vi darà dove cazzo? Scusate, ho premuto. Vi darà Yuzuriya la prima volta e poi tutti gli skill. E poi skill volume, non tutti. Pochissimi, tra l'altro. Sì, onesto. Addirittura 5. Mi sembravano di più, devo essere onesto, però già è qualcosa. E da quello che pare, perché non ho ancora prove video, ma qualcuno mi ha scritto che l'ha trovata dopo averla pullata, cioè dopo averla fatta qui l'ha pullata. Ci credo poco, con tutto l'amore del mondo, anche perché immaginate la lingua in cui l'ho letto. Probabilmente potrebbe, non dovrebbe esserci, ma magari hanno buggato, quindi ci sarà. Quello potrebbe essere, perché cosa che ovviamente non c'è all'interno della patch, ma ve la faccio vedere, che non mi ha fatto tanto ridere, perché gente impazzita, c'è Reperdio più. spoiler, non ci doveva essere. È semplicemente che oggi è uscito anche sul Cina e di conseguenza qui si sono dimenticati di metterlo. Vabbè, anche lo chef quindi. Che si chiamano Translation. Sì, sì, ma infatti è semplicemente si sono dimenticati di nasconderlo, ragazzi. Questo è un bug piccolino. La statuetta del Clot è veramente figa. No, è veramente bellissima, pure se ci pensi l'armatura vista così è una figata. Comunque, si può già leggere la sua skill autenata, quindi... sì, video... si può leggere per modo di dire. No, pensavo ci fosse, invece no translation, ok, quindi forse stanno procedendo già a rimuoverlo, perché prima c'era, o almeno c'è uno screen dove c'era. Allora, per il resto, cosa hanno inserito più? Lo skin flip, tutti ieri a fare è Pandora, è assolutamente Pandora, e no, spoiler, addirittura è un maschio, quindi a meno che, so che hanno sbagliato semplicemente il nome, però insomma, povero Hypnos, definirlo donna mi sembra un po' eccessivo, ecco, mettiamola così. È vero, ma non c'era stato il mese scorso? Sì, sì, infatti è tornata molto velocemente, forse è piaciuta, non lo so. Poi hanno messo un evento fortissimo, ragazzi, veramente bellissimo, che faranno tutti. Un attimo che lo trovo, un secondino, perché era pure nascosto, pensa un po', si vergognano pure loro. Eccolo qui. Cioè, ragazzi, è tornata. Chi cazzo ve la si incula più, ma vaffanculo. La solita scammata.
a chi se l'ancora più, cioè, ovviamente era ironico prima, per fortuna non sta salendo come saliva prima, speriamo che capiscono che questi eventi possono prenderli e mettersi tra le chiappe, direbbe Cicalone. Poi abbiamo Sanctuary Expedition Stage, l'hanno scritto, cioè questi sono passi avanti importantissimi, è la prima volta che lo scrivono, credo. No, non è vero, solo dai, è sempre nascosto, sì, però non mi sembrava l'ultima volta che l'avessero scritto. Allora, se Tenma continua a non essere pullabile, prendeteli comunque una copia che vi serve per l'ottavo senso, che vi servirà per il coso, lo stormo. Quello. Lo skin pavilion, oddio, vabbè, il coso dove si potenziano i lifestyle e roba varia. Assolutamente, fatelo, più che altro perché a quanto pare Tema non entrerà mai nei pool se andiamo avanti così, perché ormai sono 3 mesi e non è ancora di più. Magari si ci entra come per Alon, cioè cose del genere. Potrebbe, effettivamente. Poi, ultima parte, il Pamir. Ok, il Pamir è un evento che a tutti piace, a tutti serve ed è fatto in maniera ottima per una volta. Perché? Perché ci sono i pezzi di G-Canon, io da bravo scemo l'avevo già messo, quindi ora non posso farvelo vedere, e Hypnos. Quindi chi deve recuperare è un ottimo, perché sia G-Canon che Hypnos saranno molto utili con un Eros, quindi se potete fatelo. Ultima parte della patch, c'è la Wildflower Gacha Machine. Non voglio definirlo l'evento migliore del gioco, ma è l'evento migliore del gioco. A livello di costo, risultato... Dai, rispetto alle altre scammate, questa è oro, dai, pensate positivo. Cioè. E niente, quindi questa è la patch. Ora andiamo a leggere quello che la patch ci dice, perché le novità sono principalmente lì. Allora, hanno messo le iscrizioni nei cosmi. Ora, tutto sto po' di roba, lo faccio analizzare a pala. Anche perché io, onestamente, di ste iscrizioni, da quello che ho visto, prevedo solamente una cosa, cioè che tutte le whale super mega giganti andranno di speed, e chi non vuole shopparle all'infinito, presente, potrebbe finalmente riragionare come faceva Darione. Ma come funzionano? Mo ne parlo a pala, credo, comunque poi lo vediamo in game. La cosa che però voglio dirvi è che sì, potete cercare la speed, ma perché cercare la speed quando potete trovare la Pierce? Però, se non sbaglio, la speed si trova solo nel centrale, quindi da altre parti non la potete nemmeno cercare. Quindi... quello sarebbe oro, già sarebbe oro, eh. Ma allora, che cosa ci dice questa dicitura, Pala? Cosa? Questa qui, Dear Player, vabbè, belogging, tutto, cioè tutto il loro testo che hanno messo. Allora... mi sembra strano che loro chiedano davvero una minima opinione. Ah, in realtà c'è stato già un sondaggio su questa roba un mesetto o due fa. Sì, me lo ricordo. Non so onestamente come sono stati i risultati, chiaramente non li hanno pubblicati. Comunque l'hanno messo lì e hanno detto, vabbè, allora lo mettiamo, diteci un po' cosa ne pensate. Mo si prova. Comunque, sempre il discorso di, ma queste risorse... possono essere farmabili, i cosmi sono principalmente farmabili, se questa roba qui è casuale, ora devo capire se si può cambiare o no, si può rerollare, quanto costano le risorse, cioè, da capire un po'. Allora, questo gioco comunque per sopravvivere ha bisogno di nuovi sistemi di potenziamento, perché chi shoppa pesante adesso ha solo, diciamo, la slot machine dei cosmi tipo la speed, che è anche piuttosto imbarazzante e orrenda. Quindi il gioco ha bisogno di sistemi nuovi per poter appunto autosostentarsi. Chiaramente ci sono modi e modi per implementarli, quindi vedremo, analizzeremo un po' e daremo anche il nostro feedback, vediamo un po' la community come reagisce a questa roba. È stato un po' un fulmine a ciel sereno. Più che altro, sì, un po' si sapeva, però mi sembra che China sia solo per il PvE questa roba, quindi non ha nessuna... Nel China ti dicono, testuali parole, c'è ma non è impattante. Io pure non ho mai capito che cazzo voglia dire una frase del genere, perché, cioè, non mi sembrano valori non impattanti. Cioè, ok, la speed sì, perché alla fine se eri più lento rimani più lento, punto. Quindi quello cambia veramente poco. Però, minchia, 46 di Pierce non mi sembra poca a Cosmo.
46 bis, no, ma se non sbaglio, un set può avere la Pierce, una può avere Chi Damage o Crit Damage, il centrale può avere la Speed, cioè comunque sono un po' scaglionato. Eccolo qui, Scribe. Mm-hmm. Sono 5 materiali, Cosmo Exp e Gold. Non sembra manco male alla fin dei conti. Oh, scusate, già che ci troviamo qui, poi ovviamente ne parleremo in un video a parte tra una settimana, così ci sarà avuto, ci sarà stato modo di... Allora, Valonna, che se può cercare? Che cazzo è sta roba? Ah, si può fare da qui così, carino. Può fare in massa, sì, avendoci quella risorsa lì. Sì, inizio a pensare che sia farmabile forse alla lunga, perché per mettere una cosa del genere... Da quello che hanno scritto, la danno solo con il login settimanale e la metteranno nel login mensile. Dai, poi quello è più che giusto adesso. Non hanno detto che sia farmabile. Allora, piccolo check, effettivamente, perché tanto se è una cosa legale o no... Veniamo. Parlava anche di Galactic Duel, forse nella cassa di Galactic Duel. Ecco, quello avrebbe senso. Io adesso voglio vedere se li hanno messi shoppabili. Che se li hanno messi shoppabili... Eccoli qui. Madonna. È una scammata a clamoro. Ok, avete fatto bene a metterle così, perché se c'è qualcuno tanto scemo da comprarsi questi, fate bene a scammarlo. Con tutto l'affetto. Tanto... Le UE, quei pacchetti, quelle casse le hanno già finite. No, no, infatti va benissimo così. Cioè, se quelle sono le quantità, va bene. Perché, minchia, gliene serviranno chili per fare qualcosa. Quindi, ok. Vabbè, comunque, analizzeremo come andrà avanti la situazione. Il Q&A che ci dice stavolta? Allora, quello della torre, ve l'avevo già detto io che sarebbe arrivato questa settimana, ed era ovvia come cosa. Io speravo che il bug fosse dovuto che rimettessero la torre in quick, ma figuriamoci. Che cavolo è il double singing per agosto? No, dice che a luglio c'era stato perché c'era una compensazione, ma ad agosto sì. La compensazione è finita, quindi... cioè c'era gente che pensava che anche ad agosto ci sarebbe stato. Sì. Ah no, no, vabbè, l'avevano anche scritto che era per quello che avevano combinato, mettiamola così. Vabbè, insomma, la pace è abbastanza tranquilla, ovviamente aspetteremo tutti con ansia l'analisi del pala sulla nuova iscrizione. Vi ricordo che questo mese sarà un casino clamoroso a livello di arrivi, perché è il rischio che abbiamo contemporaneamente Oneiros e l'RC di Ofiuco ad agosto è alta. Ma secondo me ci starebbe anche, ve lo dico. L'unica cosa che non so è quando potrebbe avvenire, cioè secondo voi, piccola buttata lì, potrebbe essere verso fine agosto da noi già l'anniversario, un piccolo anticipino? Si vede subito, la settimana prossima si saprà. Perché settimana prossima potrebbe esserci già Oneiros nel Sacro. Oddio, è vero. Settimana prossima è già 17. No, beh, se ci sarà, secondo me sarà il 24. Però. Perché il 31 è ancora agosto del mercoledì. Se lo mettono il 24, praticamente Oneiros esce a settembre, perché, oddio, si esce numericamente. Sì, uscirebbe numericamente ad agosto, ma sarebbe a settembre. Avrebbe senso, però, perché scadrebbe di conseguenza all'anniversario, oltre all'anniversario. Perché sì, scadrebbe il 14, l'anniversario globale è l'11, che è domenica. Sì, avrebbe senso. Comunque ragazzi, vi ricordo che nonostante sia agosto, ferie per tutti, Huawei ha messo, appunto, perché siamo tutti in ferie, dall'1 al 31 il 10% di cashback fisso. Onesto. Ovviamente, per come vi avevo detto, questo ce l'abbiamo fisso così, così che all'anniversario arrivano delle sorprese e anche delle cose che avete fatto domanda voi, maledetti, vi ho sgamato, o meglio, me l'hanno detto proprio. Vabbè, piccolo spoiler, al 90% a settembre con questo cazzo di anniversario c'è di nuovo il torneo, perché gliel'avete chiesto a okay, maledetti, e sapete a chi mi riferisco. Vabbè, noi ci vediamo comunque, non questa sera in live, perché la mia linea continua a essere ballerina, infatti adesso sto con il mio hotspot amato, e ci vediamo probabilmente, come vi dicevo, venerdì in live, ma se seguite sui social che faccio, avvisiamo lì.
anche perché dipende da quando al giorno libero pala, detto principalmente. E niente raga, grazie ancora di aver visto il video, fatemi sapere che ne pensate delle iscrizioni e continuate a tartassare Dario sul fatto che deve tornare a giocare perché forse ogni tanto legge. No. Ecco, maledetto bastardo, comunque avremo novità. Bye bye. Ciao.